Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Come sempre, solita postazione, quindi cosa significa? Che è arrivato un nuovo svuota la spesa. Tra l'altro, come sempre, da tantissimo che non registro, sono successe un sacchissimo di cose, poi ovviamente avremo modo un attimino di raccontarci meglio, ma passiamo subito a mostrarvi la spesa perché ho alcuni surgelati e devo necessariamente, insomma, farveli vedere perché poi li devo sistemare. Sono stata oggi dall'MD, come sapete io qui ce l'ho vicinissimo in zona, quindi sono andata al volo perché ho il frigo praticamente quasi vuoto, manco da 5 giorni a casa, poi c'è stata la mia laurea, quindi insomma c'è stato un tram tram di cose che sono successe e quindi ora è raggiunto il momento di riprendere un attimino la mia alimentazione, le mie cose buone da mangiare, tutte le mie varie cosine sfiziose, come sapete, e non vedevo l'ora di andare a fare la spesa, appunto. Allora, partiamo subito con delle cose buonissime, quindi partiamo da delle sfiziosità, e sono questi qua. Questi sono dei tartufi neri della pasticceria del centro. Allora, io di questa linea della pasticceria del centro vi dico, mi trovo benissimo. Tutte le cose che ho provato mi sono strapiaciute. Questi tartufi sono singoli, quindi vengono, diciamo, potete mangiarli appunto, come posso dirvi, vengono proprio confezionati a parte, e anche i valori e gli ingredienti sono veramente ottimi, mi piacciono tanto, e ogni tanto, insomma, ci sta dopo pranzo, dopo cena, godersi un piccolo sfizio, o a volte anche proprio a merenda. Sempre come surgelati, questi qua li ho pagati 1,49 euro. Allora, non vi metto mai i singoli prezzi, come spesa totale ho speso 62,20 euro, però insomma più o meno sapete tutti l'MD è un discount e quindi siamo tutti intorno all'euro 50, 2 euro, 1 euro, 40 centesimi, cose del genere. Quelli che mi ricordo però ve li dico qui. Questo 1,49 euro a confezione. Questi qua invece sono dei sughetti, li ho presi di tutti i tipi, anche questi qua mi piacciono tantissimo, sono delle specialità di Beppe come marca, ve li faccio vedere meglio, sono questi qui, e ne ho presi di diversi tipi. Allora, ho preso quello allo scoglio, questi erano in offerta ad 1,90 euro, poi questo alle cozze, ne ho presi 4, poi ho preso le cozze sgusciate. Queste le trovo comodissime, poi sono molto proteiche e sempre da mettere così per fare una pasta al volo. Poi sempre il sugo pronto, questo ai frutti di mare. Sono tutti di questo marchio, con cui mi trovo molto molto bene. E poi alle vongole. Ecco qua, quindi ho fatto un po' di scorta. Poi ho preso i panzerottini, ce ne sono due, anche questi qua mi piacciono tanto, in friggitrice d'aria li trovo super comodi e veloci. Questi qua sono sempre della linea delle specialità di Beppe e mi piacciono davvero davvero tantissimo, super super buoni. Qua. Poi, sempre come surgelati, ho preso come verdure questi qua, che sono i fagiolini. Ah, questi qua, specialità di Beppe, ormai è inutile che ve lo dico, ma come dolciumi, pasticceria del centro, e invece come tutto il resto, le specialità di Beppe, super promossi. Poi ho preso gli asparagi scottati a vapore, di questi ne ho presi due perché sono veramente veramente buoni. Questi costicchiano un po' di più, tipo li ho pagati 2,90 euro a confezione, però insomma mi piacciono tanto e aiutano a depurare e fanno soprattutto benissimo. Poi, sempre come surgelati, e poi qua vorrei mettere tutto a posto, ho preso questi qua che sono gli anelli di Totano. Allora, io questi qua li vedo sempre da Annalisa Superstar e li cuoce o in friggitrice ad aria oppure semplicemente in padella. E quindi, insomma, passiamo adesso invece alle cose da freezer. Allora, anche qui ne abbiamo diverse. Allora, ho preso come prima cosa il petto di pollo a fette. Questo qua, questo poi lo divido e lo congelo, mentre una porzione la mangerò oggi, anche se sono indecisa perché ho comprato i bocconcini di pollo, questi qua, e vorrei farli con i funghi, che anche questi qua ho comprato, mi piacciono tantissimo, quindi insomma mi ispira a fare questo stasera funghi e pollo. Poi ho preso due confezioni, visto che sono lunga scadenza perché scadono il 14 agosto, me li trovo, ho preso questi che sono gli yogurt, ovviamente come sempre magro, 0% bianco, qua,
Poi ho preso il formaggio spalmabile di Vivo Meglio, questo qua, il Fresco Light. Ovviamente in alternativa io preferisco quello del Penny, però visto che ero lì, insomma, comunque con le piadine, lo mangio spesso, insomma, l'ho preso. Poi erano in offerta, io ho fatto scorta anche perché queste qui sono a lunga scadenza e sono per me un salva un po' tutto. E ho preso il petto di tacchino al forno, questo qua, e poi ne ho prese due. E, anzi, ne ho prese 4 di petto di tacchino e invece ho preso 2 di prosciutto cotto, tipo anche questi in offerta. Finita la prima busta, andiamo con l'altra. Oh, allora, qui c'è un volantino di Tigotà che dopo mi guardo. Poi ho preso queste qui che sono praticamente del panificio che fornisce appunto l'MD, e questo panificio è famosissimo nella mia città e fa appunto cose buonissime, ed è questo qui, Santa Achille. E ho preso le frise pugliesi che mi piacciono tantissimo, con i pomodorini, le trovo perfette. Finalmente ho trovato i miei adorati e amati pomodori secchi, questi qui in boccaccio di Jolie. Buoni, 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 li amo, non vedo l'ora di mangiarli. Poi pomodori, ciliegini. Io come frutta e verdura preferisco sempre quella del Penny, però ero lì, ero veloce, insomma, e ho preso un pochino quella che mi ispirava un po' di più. Le piadine integrali che trovo solo dell'MD a pochissimo prezzo perché le pago tipo 1,50 euro, forse anche meno, e sono appunto 4. Poi, come sempre verdura fresca, l'insalata romana. Questa qui, poi zucchine, parecchia quantità, poi ho preso le uova, così faccio la pizza rustica con le zucchine e le carote, mi piace tantissimo. Poi erano in offerta questi, che sono i fiocchi di latte di Malga Paradiso. Allora, questi qua io li prendo appunto sempre dal Penny, li ho voluti un attimino provare, ho detto vabbè, vediamo un po' come sono questi qua, poi 49 centesimi e ne ho presi due di confezioni. Poi ho preso sempre come formaggi questo qua di Naturella alle erbe, che è buonissimo, piace tantissimo questo qua. E poi ho preso il fior di latte molisano, questo era in offerta, mi ispirava, ho detto vabbè. E poi abbiamo finito. Sì, ho preso i peperoni, sia gialli che rossi. E niente, ragazzi, questa è qua la mia spesa. Come vi dicevo, ho speso tutto 62,20 euro e insomma, come sapete tutti, dall'MD mi trovo molto bene. Sono contenta di essere riuscita nel mio intento, che era quello di registrare lo svuoto alla spesa. Spero di caricarlo tra oggi e domani, perché veramente ormai sto perdendo la cognizione del tempo. E niente, vi abbraccio, vi mando un saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!